18. Pronto a battere il calcio d'avvio Butic, che è stato grande protagonista della sfida di ritorno, ha di fatto consentito al Torino di raggiungere la finale perché... Rauti, il giocatore con la maglia numero 7, chiamato subito ad andare al pressing quando la Roma sviluppa. Riccardi mette un pallone teso in mezzo per Zelar! Il vantaggio della Roma, anche se tutti vanno ad abbracciare Riccardi per il cross, che era di fatto un invito perfetto per l'incornata vincente di Zelar, che dunque sblocca il risultato a favore della Roma. Sì, l'entusiasmo della tribuna qui del Tre Fontane. Sono presenti circa 500-600 spettatori, tifosi giallorossi. Il sorriso da parte di Alberto De Rossi ha accompagnato il gol del vantaggio giallorosso. Un De Rossi molto. Rauti. Spazza Rauti, si accentra. Scambio con Budic che va alla conclusione diretta. Conclusione però debole. Tutti, c'è la pressione dei giocatori di Coppitelli, pallone però filtrante per Ciorlu, da questi a Sdaigui, la conclusione del numero 8 giallorosso si... nell'agosto del 2016 da quelle parti. Rauti, posizione centrale per lui, arriva Butic, pallone di ritorno per Rauti, esce Greco, in qualche maniera riesce dell'Eur di Roma. No, anzi, è incessante. Tanto gran parata di Coppola su un colpo di testa di Carnielli, applicata più volte quella tra Roma e Torino, con il bilancio sostanzialmente a favore del Toro, anche se attualmente l'1-0 della Roma pareggerebbe i conti, ma quello che conta è che soprattutto il Toro è in finale, adesso ci prova a cercare il pareggio, raggiunse la finale. Torna in avanti con questo calcio d'angolo, manca l'intervento Greco, poi la conclusione da parte di Buongiorno che sbatte sulla traversa con... il Toro vicino al vantaggio, qui una zuffa tra Bianchi e... della manovra sulle corsie. D'Alena a mettere il pallone in mezzo, Butic! Conclusione al volo, alta sulla traversa. Il pallone non è facile, perché c'è subito la pressione da parte dei giocatori del Toro. Riccardi si invola verso l'area di rigore, non lo ferma Gigli, ancora Riccardi, cerca la conclusione, il palo colpito dalla Roma con Riccardi. C'è Borrello a dare una mano al croato. Arriva il fischio finale da parte di Garofalo, finisce qui con il successo della Roma per 1-0, rete di Zelar che è stata difesa fino all'ultimo dagli uomini di De Rossi, che dunque portano a casa i 3 punti fondamentali per salire in classifica, quota 41. Insomma, i festeggiamenti dei giocatori giallorossi sono evidenti, anche perché viene in un certo qual modo vendicata.